Un minuto con Padre Pio dalla sacrestia della chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia, un luogo che accolse Padre Pio, pensate un po', nel 1916. E in queste settimane, in questi mesi ci sta dando una mano, nel senso che ci sta accogliendo, per raccontarvi quello che accadeva a Padre Pio giorno per giorno. Un ringraziamento va ai frati cappuccini di Sant'Anna, al guardiano, al parroco e in modo particolare anche a Fra Massimiliano Scolozzi, che mi dà quotidianamente un'opportunità, anzi la dà a tutti noi, perché ci aiuta a raccontarvi quello che accadeva in questa giornata, in queste giornate. A conclusione del mese di maggio voglio raccontarvi quello che accadde nel mese di maggio nel 1949 a San Giovanni Rotondo. Giunse a San Giovanni Rotondo Monsignor Viola, che era il vescovo di Salto, siamo in Uruguay. Lui raccontò come morì il suo vicario, ovvero Monsignor Ferdinando Damiani, vicario di Salto in Uruguay. Vi abbiamo già raccontato qualche settimana fa che lo stesso Monsignor Damiani giunse a San Giovanni Rotondo qualche tempo prima, innanzitutto perché era entusiasta di Padre Pio, era molto legato a lui, e poi una delle ultime volte volle a tutti i costi restare accanto a lui, perché lui era malato di cuore e voleva morire accanto a Padre Pio, voleva che Padre Pio doveva assisterlo in punto di morte. Infatti qualche anno prima della sua morte lui andò a San Giovanni Rotondo, si trattenne in convento, ebbe un attacco fortissimo di cuore e Padre Pio era a confessare. Lui chiese: chiamate Padre Pio, chiamate Padre Pio. Padre Pio non arrivò, però poi lui si ristabilì. Padre Pio Sornione, tornato nella sua con i frati, andarono nella sua cella e gli disse: sapevo che tu non saresti morto, stai tranquillo. E poi lui si ristabilì. Padre Pio gli disse di ritornare in Uruguay e lo rassicurò che in punto di morte lui gli sarebbe stato accanto. 1937, Monsignor Viola, quando giunse a San Giovanni Rotondo nel 49, lasciò uno scritto in lingua spagnola dove raccontò tutto quello che accadde a Monsignor Damiani. Nella notte dell'11 e del 12 settembre successe qualcosa di particolarmente significativo per la vita di Monsignor Damiani. Infatti, durante un congresso per le vocazioni c'erano tanti prelati, tanti vescovi di altre diocesi, Monsignor Damiani stette male. C'era un altro monsignore che lo assisteva, Monsignor Barbieri, che stette accanto a lui fino alle 11 di sera, ma poi ritornò nella sua stanza. Mentre stava per addormentarsi, era quasi assopito, Monsignor Barbieri sente bussare in modo abbastanza forte alla sua porta. Lui chiede chi è, vai ad assistere Monsignor Damiani perché sta morendo. Sentì questa voce, al che subito si precipitò fuori alla porta e intravide Monsignor Barbieri una sagoma che lui scrisse appunto e raccontò, e poi ha trascritto anche lo stesso Monsignor Viola. Si trattava di una sorta di frate, lui aveva intuito che era un francescano, aveva l'abito e stava andando via. E subito lui scappa verso la cella di Monsignor Damiani, lo ritrova a letto con le pillole che non riusciva a prendere, che aveva avuto un ulteriore attacco di cuore, e poi una sorta di scritta, quasi telegramma, che lui aveva e voleva in quel momento mandare, una sorta di messaggio che voleva inviare a Padre Pio. Infatti lui scrisse proprio questo: Padre Pio, San Giovanni Rotondo, spasimi continui mi annullano, Monsignor Damiani. Ecco, queste poche parole erano sul tavolino. Monsignor Barbieri si accorse di questa scritta, ma non diedero tanta attenzione. Quell'attenzione la diedero dopo, perché dopo circa mezz'ora Monsignor Damiani morì. Infatti fu lui stesso che chiese l'unzione degli infermi
E così fu. Padre Pio, in bilocazione, aveva assistito Monsignor Damiani, come gli aveva già assicurato anni prima.